diciamo che il mio esordio poteva finire in modo migliore perché abbiamo pareggiato 2-2, di nuovo un altro pareggio in sta settimana. Speriamo che oggi, che è domenica, giochiamo contro il Sant'Arcangelo, non finisca 2-2. Ho fatto il mio esordio in Coppa, ho giocato 90 minuti da difensore centrale, poi dopo mi ha spostato terzino. Ma dai, va bene perché era la prima partita dopo tanto tempo che non giocavo, quindi ci sta, devo anche iniziare un po' a riprendere i giri. Probabilmente ci sono anche qualche video della partita, però adesso non ho più tempo per pensare a mercoledì, perché oggi ci aspetta un'altra partita importantissima contro il Sant'Arcangelo in casa da loro. Vediamo come andrà, speriamo bene. Sti giorni è stato freddissimo, magari oggi c'è un po' di sole. Se vi state chiedendo il perché io non giochi più a Cattolica, perché adesso per motivi della società sono ripartiti alla terza categoria, non mi sembrava il caso. Io in terza categoria andrei solamente dal mio amico ZW Jackson, che salutiamo. Sti giorni ha piovuto tanto, quindi nel dubbio porto anche queste. Visto che il campo è in erba, spero che non mi servano, però non si sa mai. Sono tornato a casa ora, purtroppo la partita non è finita e non è andata come speravamo. Non sono partito titolare questa volta, sono entrato alla fine della partita, praticamente gli ultimi 10 minuti massimo. Però c'è da dire che noi non siamo una squadra costruita per vincere il campionato, mentre loro sì. Poi da loro in casa, con tutto il tifo, tutte le aspettative che c'erano, sarebbe stato difficile anche fare il risultato in casa lì da loro. Comunque adesso vi faccio vedere i gol che abbiamo subito e quello che ho fatto io in quei pochi minuti che ho giocato. E la partita, come vedete, subito, cioè, adesso non vorrei dire, però loro avevano tutta la gente che stava lì vicino, quelli che facevano i video, le foto, erano molto professionali. Comunque qua è il calcio di inizio, lancio lungo così, tranquillo. Poi il primo tiro subito loro, del numero 9 qua, per fortuna abbiamo un portiere clamoroso. Adesso ancora, stavolta abbiamo attaccato noi, ha tirato il nostro numero 2 da fuori area. Diciamo che però gli highlights sono praticamente tutte cose loro. Qua hanno rischiato di nuovo il gol dell'1-0. In questo calcio d'angolo, vabbè, il pallone è andato in tribuna. Qui un altro bellissimo cross e qui c'è stato un errore, non ho capito neanche io bene cosa fosse successo lì durante la partita, quindi figuriamoci. Però 1-0 così, partiamo male diciamo. Qui un tiro così. Ancora loro in attacco, qui in questa azione hanno fatto uno scambio bellissimo, poi siamo riusciti a chiudere. Adesso invece abbiamo attaccato noi con questo cross, qui Leon ci va di ginocchio, qui l'arbitro ha fischiato addirittura fuori gioco, non si sa perché, poi dopo l'ha sbagliato lo stesso il gol, però l'arbitro aveva fischiato fuori gioco. Qui poi dopo Galassi, che l'anno scorso giocava con me a Cattolica, si è inventato sto gol così da un momento all'altro, non ci puoi fare niente, l'ha messa lì nell'incrocio. Qui invece c'è stato il nostro risveglio con Guidotti che gliela dà a Leone, siamo riusciti a fare il gol del 2-1, l'avevamo riaperta un po', sembrava ci stavamo quasi credendo. Però qui ancora loro, sempre in attacco erano. Ci ha salvato di nuovo Jack. Un'altra azione nostra qua di Leone, il pallone che finisce fuori di poco, ma fine primo tempo 2-1. Adesso subito quando eravamo ripartiti nel secondo tempo eravamo pericolosi, qui Guidotti stava per fare un gol, un altro tiro da fuori area nostro, sempre centrale, non
non pericolosi. Qui il cross dentro. Abbiamo rischiato anche qua in questo calcio d'angolo. Poi un'altra ripartenza loro a campo aperto. Il numero 13 che la allarga al 9, che la dà al 17, che la butta in mezzo. E il numero 10 ha fatto un gran gol, 3-1. Penso che lì abbiamo smesso anche di giocare noi, che stavamo facendo comunque bene. Non c'era così tanto Poker distacco. Poker arriva 4 minuti dopo con un gran tiro di prima dal limite dell'area di Nucci. 4-1. E lì è finita la partita, praticamente. Al 70esimo è finita la partita. Noi comunque abbiamo giocato, perché comunque un paio di tiri da fuori di nuovo li abbiamo fatti. Qui Luca Asler ha fatto un bel tiro sempre da fuori, il portiere però l'ha presa. E niente, è finita così la partita. Sono contento di aver trovato questi minuti. Vediamo più avanti cosa succede. Questo video finisce qui. Scrivetemi qui sotto nei commenti qualche domanda, qualcosa. Ci vediamo al prossimo video.